Ciao ragazzi, allora mi trovo in quel settore che stamattina ho cercato di raccontarvi, dal quale appunto passeranno tra brevissimo i piloti della Gold Gulf Breaks, la classe regina, la classe che determinerà poi il punteggio necessario alla compilazione poi della classifica finale che assegnerà il titolo italiano. Saranno due i titoli italiani in questa classe, perché c'è la classifica assoluta, la Overall Mitas e ovviamente la Gold Gulf Breaks. La Gold Gulf Breaks è riservata ai piloti italiani, mentre invece per l'assoluta c'è anche l'inclusione dei piloti stranieri. Questo è un settore veramente tosto, i piloti dovranno transitare in questo torrentello che vedete qua sotto, abbondantemente scavato, abbondantemente martoriato anche dal passaggio precedente dei Silver con tanto fango e poi i gold dovranno salire, vedete la freccia lì su quell'albero che indica appunto la svolta a destra, una salita ripida, ripeto, la prospettiva sicuramente inganna. Non è una cosa semplice perché le immagini sono abbastanza schiacciate, mi assicuro che sono passaggi con pendii veramente al limite. Quindi poi saliranno su questa strada, che poi era la strada di collegamento che abbiamo visto anche questa mattina per i bronze, e avranno i piloti tre possibilità: o una salita, non lo so, io non mi sbilancio, adesso poi lo vedremo insieme. O questa che vedete subito dopo il salto da questa parte, vedremo se poi qualcuno salterà. Quindi questa zona, oppure poco più in basso, questa che sembrerebbe la traiettoria più probabile, oppure ce n'è una terza possibile, eventuale, che sembrerebbe questa. Ok? Però guardate tanto come l'acqua anche di stanotte ha scavato il tutto. Ecco, cominciano ad arrivare i primi piloti. Attenzione allora, concentrazione massima, anche perché adesso c'hanno un piccolo tratto nel bosco lì sopra. Credo di aver individuato, se la vista da falco non mi ha ingannato, il pilota numero 7, ovvero il campione mondiale junior di quest'anno, un 23enne davvero straordinario, un polacco davvero straordinario. Sto parlando di Dominik Olszowy, il pilota del TTR Racing, TTR squadra corse guidata dal buon Thomas Gianotti. Allora, intanto i primi due piloti che sono andati all'interno di questo bosco, poi una discesa che poi immetterà, come vi dicevo prima, in questo fiume. Preferito fare delle riprese comode, tranquille, per spiegarvi bene quel che accadrà qui in questo momento. Vedremo in azione Dominik Olszowy, che ha conquistato ieri le qualifiche, l'ordine di partenza appunto ha dato lui come vincitore delle qualifiche, quindi ha lasciato per primo la zona dello start. Poi insieme con lui Sonny Goggia e Michael Walkner, il pilota ufficiale Red Bull nonché Gas Gas. Sonny Goggia, come sapete, anche fresco di titolo europeo conquistato all'interno del mondiale dell'enduro. Intanto guardate laggiù in fondo ancora un pilota, direi che sembrerebbe in lontananza il numero 14, Diego Nicoletti, una new entry di quest'anno. Eccolo qua, è proprio lui, la vista di falco non mi ha ingannato, Dominik Olszowy. Vediamo quale sarà la traiettoria scelta dallo stesso. Quella centrale. Eccolo, il primo problema si è subito svelato, cioè ci sono delle radici che si sono scoperte in questo momento. Ovviamente i primi hanno gioco virgolette facile, ma in realtà è tutt'altro che facile. Qui sta arrivando anche, eccolo qua, Sonny Goggia, eccolo qua, indossa casacca on-off, vediamo proprio anche lì sul banner. Ecco Sonny Goggia, vai Sonny, anche per lui traiettoria centrale, vediamo come affronterà. Eccola lì, questa è sicuramente una trappola, io ve lo preannuncio, lì vedremo il macello, io ve lo preannuncio, spero che non sia così. Sonny che deve ripetere la manovra, scende giusto per riprendere la traiettoria giusta e quindi ripetere l'operazione, che riesce. Molto bene, avete visto ragazzi, io ho cercato di spiegarvi
al meglio le difficoltà di questo settore, e le immagini insomma sono perfetta testimonianza di quel che accade. Andiamo a seguire intanto Diego Nicoletti, vi dicevo la new entry di quest'anno nella Gold. Eccolo qua Diego Nicoletti. Vedremo anche Diego come affronterà traiettoria centrale anche per Diego. Vediamo. Va bene in corsa anche per lui e in qualche maniera di potenza, anzi di prepotenza, riesce a passare quella radice. Sta arrivando anche il numero 47, Matthew Green, il giovanissimo ventenne di Rigo Racing, My Blue come sapete. Eccolo qua, il sudafricano Rigo Racing, Matthew Green. Vediamo come affronterà questa salita. Vede per una traiettoria alternativa, viene anche seguito da uno degli uomini riesce a passare, e vediamo poi via via tutti gli altri. C'è il numero 27 Alessandro Azzalini, seguito dal numero 20 Michael Walkner, il campione italiano 2021 dell'italiano estremo, pilota ufficiale Gas Gas nonché Red Bull, vi dicevo prima. Vi arriva anche il numero 84 Michele Bosi. Anche per Michele la traiettoria più esterna, e ora il pezzo che passa in maniera assolutamente agile. Bravo Michele, si è scoperta questa radice, ma adesso il problema vero è un altro, mentre questo atletico membro del Rigo Racing scende. Infatti avrete visto anche dai suoi sobbalzi di quanto sia ripida questa zona, e lo vedo anche ben affaticato, amico mio. E prendi fiato. E dicevo, noterete da voi che si sta cominciando a scavare il terreno, perché è molto molto umido, è inzuppato per via di queste scroscianti piogge che hanno flagellato, martoriato la zona. Qualche attimo ancora e poi andremo a vedere gli altri passaggi, perché c'è una lunga pausa adesso, non vedo più nessuno, quindi questo è il fatto che evidentemente da qualche altra parte, in qualche altra parte del settore si stanno formando dei tappi, e questo ovviamente è inevitabile nell'enduro estremo. Speriamo che non siano cose particolarmente lunghe. Perdonatemi, però, che sta arrivando un altro concorrente. Documentiamo anche l'arrivo di Max Faud, eccolo qua, uno degli stranieri in gara. Vediamo anche per Max come affronterà questa trappola. Tratto centrale, ovviamente lui anche agevolato dalla sua robusta sagoma, però è partito male. Eccola lì la radice che blocca la sua moto, ma di potenza e devo dire di fisico, beato lui. Forse ho parlato un po' troppo presto. No, ma ce la fa, tranquilli. È che non ha appoggio. Tra l'altro lo scarico sulla gamba. Ai. Una scottatura per Max. Adesso però deve ripetere la manovra. Deve ripetere questa manovra. Vediamo Max. Ok, riesce. Ramon Bregoli, neo acquisto anche lui del team di Rigo Racing, la squadra di Matthew Green. Vediamo su quella radice, su questo mezzo tronco che è scoperto. Di prepotenza. Tosta questa zona, ragazzi, veramente tosta. Ok, libero. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere qualcos'altro. Ok?